Insomma, primo tempo, soprattutto nei primi minuti, si è vista un po' la differenza di categoria. Nella ripresa Adriano ha giocato, diciamo, alla pari con il Pescara, una grande occasione di vantaggiato per pareggiare, e a lei sappiamo non piace perdere mai, No, ecco. no, no, assolutamente, soprattutto perché il primo tempo secondo me c'è stato, al di là della differenza tecnica tra le due squadre, c'è stato secondo me un po' troppo timore nei confronti del Pescara, che è una squadra che sicuramente dal punto di vista offensivo può mettere in difficoltà qualunque squadra anche del proprio campionato, anzi sono convinto che disputeranno veramente un bel campionato quest'anno, però secondo me anche la Ternana aveva la possibilità di osare un po' di più, siamo stati troppo timorosi, siamo entrati poche volte dentro il campo con i passaggi, abbiamo rischiato poche volte la giocata, abbiamo giocato molto per linee esterne con passaggi elementari, spesso dai centrali verso i terzini, e questo non mi è piaciuto perché disponendo di un trequartista noi dobbiamo entrare dentro il campo, andare a cercare questo trequartista e poi sfogare la giocata sugli esterni. Ci è riuscito molto di più nel secondo tempo, probabilmente l'ingresso di Falletti si è sentito dal punto di vista carismatico perché la squadra ha cominciato a cercare le giocate all'interno del campo e devo dire che nel secondo tempo in effetti abbiamo giocato quasi totalmente nella metà campo del Pescara cercando di riuscire a rimediare anche questa partita e non ci siamo riusciti. Però secondo tempo insomma, le impressioni sono buone. Dispiace magari che ogni volta dobbiamo aspettare il cazzotto dell'avversario per cominciare a giocare. Però che nel primo tempo, dopo i 20 minuti iniziali, c'è stato un certo equilibrio, non è stata più quella superiorità, diciamo, anche fisica del Pescara, superiorità a centrocampo ma anche sterile, se vogliamo. Sì, no, loro hanno questa squadra di palleggiatori, amano il palleggio, amano le rotazioni dei centrocampisti e quindi sappiamo che potevamo avere diciamo che potevamo subire, però dovevamo essere bravi anche a riattaccare nel momento in cui recuperavamo palla, invece purtroppo non riuscivamo, non so, ripeto, o per timore o perché magari la gamba ancora non è, diciamo, non è al massimo, però ecco, io ho detto ai ragazzi, almeno nei amichevoli voglio vedere che la squadra che se la gioca. Poi se perdiamo un amichevole non è che nessuno si strappa capelli, però dobbiamo cercare di anche davanti a un avversario forte che sicuramente ci metteva in difficoltà quando aveva la palla, ma secondo me nel momento che la perdeva era un avversario vulnerabile e noi dovevamo sfruttare di più, avere più coraggio di andare a cercare le giocate che questi giocatori secondo me hanno. No? E invece siamo andati per linee esterne con passaggi elementari, scolastici, da centrale a terzino, si giocava solo per linee orizzontali, invece a me piace che si vada a verticalizzare il prima possibile, è chiaro che ci dobbiamo lavorare, ci dobbiamo arrivare, è anche vero che purtroppo in questo momento giochiamo con degli esterni che non sono esterni e quindi stiamo facendo, diciamo dietro stiamo facendo un po' fatica nella costruzione, però quando è così si può andare anche con la costruzione lunga a cercare gli attaccanti, a giocare sulla seconda palla, andare a tagliare con gli esterni offensivi. Dobbiamo imparare a leggere un po' meglio i vari momenti della partita. Però mister, ecco, lei ha detto la gamba giustamente non è al massimo, non può esserlo in un momento così di precampionato, però la squadra sembra guadagnare fiducia con i minuti dopo delle giocate. Siccome anche l'anno scorso la Ternana era una squadra che partiva un po' piano e poi prendeva fiducia durante la partita, come si sblocca questo? Siamo la Ternana, pronti via, arriva una squadra liberati, proviamo subito al primo minuto. Sì, dobbiamo provare però sempre con l'equilibrio, questo perché gli avversari quando giocheranno contro di noi si metteranno tutti dietro la linea della palla e ci ripartiranno un contropiede, quindi dobbiamo anche essere bravi a trovare, come ho detto, a leggere le varie situazioni della partita, perché nell'arco dei 90 minuti è difficile che una partita sia monotematica, c'è il momento che attacchi te, c'è il momento poi dell'avversario, c'è il momento che si fa un'azione di qui, un'azione di là, c'è il momento di stallo, una partita vive tante situazioni, no? È difficile, diciamo, riuscire ad avere il controllo totale per 95 minuti della partita. Noi bisogna essere bravi a leggere questi momenti. Quando c'è da mettersi il casco, l'elmetto e buttare palloni
fuori dallo stadio, bisogna buttare anche palloni fuori dallo stadio. Bisogna lavorare su questo, cioè nella lettura, nell'interpretazione dei vari momenti della partita. Mister Santa, non indugio su queste dissertazioni di carattere tecnico-tattico perché lei già ha risposto ai colleghi. Io invece sarò monotono, ma a 11 giorni dal campionato, poi prima partita con la Viterbese, oggi sorteggio come sa dei calendari, poi la terza col Palermo, la sesta a Catania, quindi lei ritornerà, come si dice nel gergo, sempre sportivo sul luogo del delitto in maniera metaforica naturalmente. E allora io le dico, ma questo terzino destro arriva o no? Si fanno dei nomi, Almici, Matteo Ciofani, questi sono gli ultimi in ordine di tempo. A centrocampo prima si parlava di Calvano, adesso sembra invece di no, però il terzino destro, il mediano, insomma queste sono le cose più urgenti. Poi è chiaro che in questo momento abbiamo anche due terzini sinistri fuori, ma qui è la sfortuna e col tempo poi è una cosa che si sistemerà da sola perché gli interpreti ci sono, Mammarella e Celli, e su questo non c'è dubbio. Ecco, una sua impressione sull'inizio del calendario e a che punto è la squadra. Noi abbiamo visto un leggero miglioramento oggi, vogliamo sapere, rispetto a Gubbio, vogliamo sapere da lei qual è la sua impressione. Sì, va bene, ora è un momento, secondo me, periodo stagionale dove, io l'ho già detto e lo ripeto, anche voi ne avrete viste tantissime di partite in precampionato, chiaramente è difficile ogni partita esprimersi al massimo perché ci sono carichi di lavoro dell'allenamento che condizionano sempre un po' le prestazioni, però su quattro partite diciamo che tre sono state fatte in una certa maniera, una è venuta un po' meno bene a Gubbio, però come oggi mi è piaciuta la mentalità anche di Gubbio di voler andare a recuperare la partita, come è stato anche oggi, che comunque mi dicono che magari l'anno passato non era proprio così scontato che la squadra andasse con questa convinzione a cercare di recuperare la partita. È ovvio che non è che voglio dire, mi sarebbe piaciuto anche a me avere subito la rosa a disposizione dal 17 di agosto, questo non posso negarlo perché sennò mi porterebbero in neurologia di rincorsa, però dobbiamo anche capire, per esempio, che noi eravamo su un giocatore che a noi ha chiesto una cifra e da un'altra parte ha accettato quasi la metà, per dire che quando si presenta la Ternana purtroppo tutto lievita, quindi noi non vogliamo essere la piazza per i giocatori che vengono a cercare soldi, noi vogliamo essere la piazza per i giocatori che hanno fame, e in questo, se dobbiamo aspettare qualche giorno in più e andare a prendere giocatori che possono avere queste caratteristiche e non vengono giocatori che guardano solo allo stipendio, si soffre, si stringe i denti, perché poi, come ho detto tante volte, nella difficoltà si sperimenta, no? E per esempio a me oggi Defendi è ripiaciuto, sì, un'altra volta, che sembrava una cosa fuori dal normale, però sta prendendo sempre più convinzione con quella posizione lì, no? E quindi vedete che sperimentando nella difficoltà si scopre anche certe situazioni. Lo stesso Torromino, anche se oggi forse un po' meno meglio delle altre volte, però lì si pensava che non ci potesse giocare, invece ci lasciamo una casellina libera per andare a posizionare probabilmente un altro tassello in difesa, perché con l'infortunio di Celli e di Mammarella è ovvio che a questo punto tocca andare a trovare un terzino di ruolo e non un adattato, no? Quindi qui vedete, succedono anche queste cose che ti fanno cambiare ogni volta. Io il fogliettino che ho dato il primo giorno al direttore l'avrò strappato e rifatto 50 volte, perché tutte le situazioni cambiano, mutano, e per fortuna, dico, c'è ancora il mercato aperto perché si può intervenire, però io alla fine, guardi, mi fido della società. Il presidente nel primo incontro disse a Leone Lucarelli non devi avere neanche un alibi, quindi io sono bello fiducioso. Ci sarà da soffrire la prima giornata di campionato, intanto perché si trova un avversario, per venire anche al discorso dell'esordio, intanto si trova un avversario, un derby, che con la Ternana farà la partita della domenica e più, se non dell'anno, e più andiamo a trovare una squadra che
dai movimenti che ha fatto, loro e Catanzaro possono essere le sorprese del campionato, perché stanno costruendo delle squadre molto intelligenti, senza grandissimo esubero di ruoli, con giocatori già, diciamo, ben identificati nei titolari e quelli che potrebbero essere le alternative, e quindi sicuramente sarà un osso duro, senz'altro, ripeto, considerando che è un derby, considerato che tutte le squadre contro la Ternana faranno, contro il Bari e la Ternana faranno la partita dell'anno, questo dobbiamo saperlo, e noi probabilmente in questo inizio di campionato, anche con tanti giocatori che anche Falletti abbiamo visto che non è ancora, è ovvio che sia così, non è, diciamo, nella condizione migliore, avrà bisogno di tempo, quindi noi sicuramente soffriremo all'inizio, perché abbiamo tutta una serie di giocatori che vengono o da un'inattività o da un recupero o da un infortunio, e quindi hanno fatto pochi allenamenti con noi, c'è da soffrire il primo anno, le prime partite, però è lì che si forma anche il carattere della squadra. Ecco, martedì Coppa Italia, domenica il campionato, che percentuale era Ternana? No, io penso, come ho detto prima, io credo che oggi la linea difensiva sia una linea difensiva che potrebbe non essere più quella domani, quindi noi stiamo lavorando in una situazione di attesa di un certo numero di giocatori che devono arrivare in quel reparto lì. 60%? Ma sì, probabilmente il 60% può essere, diciamo, la quota giusta. È chiaro che con gli interpreti esterni di ruolo probabilmente si riesce a essere ancora più propositivi. Oggi è ovvio che a Russo o a Sini non posso chiedere le sovrapposizioni, non posso chiedere l'attacco alla profondità, non posso chiedere di arrivare in fondo al cross, perché non è il suo ruolo, non ce l'hanno nelle loro corde, però sono convinto che, ripeto, intervenendo in maniera massiccia dietro, e qualcosa dobbiamo fare anche nel mezzo, sicuramente la squadra potrebbe avere un volto diverso, fermo restando che per ora sono soddisfatto di quello che mi stanno dando anche giocatori adattati in certi ruoli, perché vedo partecipazione, vedo disponibilità e vedo che provano a farlo con entusiasmo, anche se, come ho detto prima, magari non è il proprio ruolo. Mister, ecco, nella misura di Falletti mi è sembrato, dal punto di vista, lei giustamente ha detto dal punto di vista dell'etico bisogna aspettare, dal punto di vista tecnico mi è sembrato voler subito fraseggiare a due tocchi al limite dell'area. Sì, no, è stato, mi è piaciuto il fatto che i compagni lo hanno, cioè dal primo tempo che magari non andavamo a cercare quella giocata sul trequartista, forzandola in qualche situazione, nel secondo tempo veniva quasi naturale, quindi da quel punto di vista... Forse va più centrale il Torromino, perché ho visto il Torromino oggi ha un po'... No, oggi Torromino... Oggi rispetto... C'era Valdifiori, allora quando è ovvio che noi sappiamo che quando troviamo un centrocampo a tre probabilmente andare pulito sul trequartista è difficile, perché c'è la schermatura del mediano centrale, quindi lui in quelle situazioni deve muoversi alle spalle tra il mediano centrale e la mezzala, e oggi dietro non avevamo all'inizio, ci siamo preoccupati troppo di fare bene le scalate, di marcare, perché comunque per noi era un test anche dal punto di vista difensivo probante, perché si giocava contro, avete visto il gol che ha fatto Galano, cioè quella è la sua giocata classica, però per il resto poi abbiamo sempre retto, cioè Iannarilli non ha praticamente quasi mai fatto una parata determinante, quindi vuol dire che anche difensivamente, nonostante i quattro attaccanti, nonostante giocatori magari adattati nel ruolo, devo dire che la squadra ha tenuto bene il campo. I primi 20 minuti, fattore positivo è che eravamo molto corti e stretti, e questo ci ha aiutato a, diciamo, nella fase più difficile della partita a non prendere altri gol. Mister, oggi dovrebbe essere arrivato Ivan Kontek. Da dove arriva Ivan? Cioè, come nasce questa non dico no, trattativa, nasce, questa... Nasce che è un giocatore giovane, noi abbiamo necessità anche di mettere qualche giocatore giovane, di una nazionalità dove solitamente amano giocare a calcio, hanno, diciamo, una tecnica individuale invidiabile, e quindi ci sembrava, nei quattro difensori ci sembrava un giocatore che potesse avesse delle caratteristiche un po' diverse da tutti gli altri. Come vi ho detto sempre, vorrei che la difesa avesse tutti interpreti diversi tra loro per gestire le varie situazioni. Poi secondo me è un giocatore che, per come lo conosco io, potrebbe essere anche spendibile a centrocampo.
e questo può essere sicuramente un valore aggiunto in una stagione come questa. Ormai ve l'avrò detto mille volte, penso che avete imparato il disco: più giocatori adattabili troviamo e meglio probabilmente in questa stagione è, perché avete visto anche qua all'inizio la sfortuna di tutti gli infortuni, e pensare poi di fare un campionato di 38 partite con 22 giocatori diventa sicuramente difficile, no? E quindi questo è un giocatore che per caratteristiche era diverso da Swagger, era diverso da Bergamelli, era diverso da tutti quelli che abbiamo in questo momento in rosa, e ci sembrava un giocatore da poter inserire, un giocatore anche di prospettiva, diciamo un po' un'operazione alla Bogdan, ecco, diciamo così. Grazie. Invece Semenzato? Semenzato io l'ho avuto a Catania, è un profilo diciamo per la categoria è importante, però non è solo, diciamo abbiamo anche allora il problema, sapete qual è il problema vero? È che oggi tutti pensano di andare in Serie B, anche sia quelli di Serie B vogliono restare in Serie B, e quelli di C pensano, perché magari hanno fatto un buon campionato, che meritano la Serie B, no? E quindi purtroppo c'è da aspettare, perché questi giocatori bisogna che capiscono che sono rimaste 20 le squadre in Serie B, non l'hanno ancora fatta la riforma dei due gironi in Serie B e quindi c'è 40 squadre, ce n'è sempre 20, e quindi gioco forza, qualcuno alla fine deve mettersi l'animo in pace e accettare delle destinazioni in Serie C, però ripeto quello che ho detto all'inizio, per soldi non voglio nessuno, io voglio gente che abbia fame, perché questo campionato si vince con la gente arrabbiata, con la gente col sangue agli occhi, la bava alla bocca, e giocatori che scelgono Terni solo perché la società paga profumatamente e puntualmente, ve lo dico prima, non fanno al caso mio. Mi perdoni, il centrocampista, le qualità del centrocampista che vorrebbe avere in squadra, che tipo di centrocampista? Noi abbiamo dei giocatori con determinate caratteristiche, ci vorrebbe sicuramente uno brutto e cattivo, e ci vorrebbe uno che, diciamo, sulle palle alte si facesse anche un po', diciamo, rispettare, no? Poi io oggi, per esempio, seppur in pochi minuti ho visto bene Proietti, un giocatore che non aspettiamo, perché certe caratteristiche può darcele lui, quindi noi si lavora 24 ore al giorno, siamo sempre a rivedere anche giocatori che già conosciamo bene, no? Perché non vogliamo sbagliare, quindi se dobbiamo prenderci qualche giorno in più ce lo prendiamo, tanto i rischi sono miei e io me li piglio volentieri, nella peggiore delle ipotesi mi rimanderanno via, voglio dire, oggi se non c'è almeno due o tre zone sei un disadattato, sicché... Ma già pensa a quello, no? No, nel senso, quindi io non sono l'allenatore che mi preoccupo perché non ho già la squadra pronta, io so perfettamente, sono da tanti anni purtroppo in questa categoria e so come funzionano le dinamiche. La C è sempre l'ultima scelta per i giocatori, e quindi se si vuole prendere giocatori che possono determinare tocca avere pazienza, se no mezzi giocatori ce ne stanno offrendo tutti i giorni tanti, noi non ci interessa, preferiamo diciamo soffrire all'inizio un po', come si è detto, ma poi i giocatori che arrivano devono essere giocatori che hanno un impatto nella squadra di un certo tipo, se no non ha senso comprare tanto per comprare.